Benvenuti su Medicina Informazione Web TV. Dopo 40 anni di lotta al virus dell'HIV, qual è lo scenario attuale? Quali i traguardi raggiunti e quali le sfide future? Ne abbiamo parlato con i maggiori esperti italiani presenti al 20° congresso Summit della Società Italiana di Malattie Infettive Tropicali, per conoscere i dati più interessanti emersi da studi e ricerche recenti e per avere una gittata sul futuro delle terapie contro l'HIV. Iniziamo con il professor Perri, che fotografa per noi lo scenario più aggiornato delle terapie antiretrovirali per percorsi di cura sempre più personalizzati. Diciamo subito che oggi, nelle migliori condizioni di esercizio terapeutico, l'aspettativa di vita di un soggetto con infezione HIV si approssima a quella della popolazione generale. Quindi questo è al momento il miglior obiettivo raggiungibile, ma non lo raggiungono tutti. Ci sono variabili legate al momento dell'infezione in cui viene iniziata la terapia, legate all'aderenza, quindi a fattori comportamentali, diciamo, che sono precipui dell'individuo, ma anche alle caratteristiche dei farmaci che oggi impieghiamo. È stata un'evoluzione, estremamente interessante, sia scientificamente che per le grandi ricadute cliniche che ha dato, quella della farmacopea antiretrovirale. Oggi abbiamo una pretesa di cura e di mantenimento del risultato che si fonda su un'attività antivirale intrinseca estremamente potente dei farmaci, una loro tollerabilità che ha raggiunto, diciamo, valori che effettivamente 10 anni fa soltanto ci avremmo, diciamo, non ci avremmo pensato, avremmo sognato da un certo punto di vista, se mi si passa il termine. Abbiamo un'affidabilità, oltretutto una facilità di assunzione. Questa storia iniziò con 3 prese giornaliere di numerose pillole, oggi siamo alla singola pillola che contiene 3 molecole e che francamente semplifica e demitizza, diciamo, questo esercizio terapeutico che iniziò in un contesto di una certa drammaticità per quello che aveva significato l'infezione da HIV fino a quel momento. È chiaro che nel prospettare quello che è un lungo cammino terapeutico bisogna considerare delle variabili di garanzia e in un momento in cui si sta dicotomizzando il mercato fra soluzioni a 2 farmaci e che in futuro saranno probabilmente solo iniettabili e una soluzione a 3 farmaci che probabilmente sarà l'ultima terapia di questo tipo sperimentata. Ecco che bisogna andare a ricercare quegli elementi di conoscenza della storia del paziente, delle sue caratteristiche, che possono utilmente individuare quella che è la soluzione migliore. Proseguiamo ora con la professoressa Castagna, alla quale abbiamo chiesto i dati relativi all'anacapavir, una molecola innovativa che apre nuove prospettive di cura sia per pazienti multiresistenti ai trattamenti, sia per pazienti naive, quindi all'esordio di trattamento. È uno scenario roseo in questo momento, nonostante la pandemia da Covid, perché si stanno affacciando diverse nuove opzioni terapeutiche per i pazienti con infezione da HIV. Una di queste intensamente studiata è l'enacapavir, che è un farmaco nuovo sia per il meccanismo d'azione, perché inibisce più punti del ciclo replicativo virale e in particolar modo stabilizza il capside virale in modo da rallentare l'ingresso del capside nel nucleo in modo da portare a una formazione di una particella virale aberrante, perché ha un capside che non è più conico. Ha superato diverse prove in vitro perché sappiamo che ha un'attività antivirale picomolare, sappiamo che è attivo nei confronti di varianti virali resistenti ad altre classi, sappiamo che è attivo su tutti i sottotipi virali, sappiamo che ha interazioni farmacologiche limitate e adesso è in piena fase di sviluppo clinico. In particolar modo abbiamo 2 studi che hanno già alcuni risultati e mi riferisco a Capilla, che è lo studio diciamo dedicato ai pazienti con opzioni terapeutiche molto limitate, ai pazienti multiresistenti, nei quali si è visto che la prescrizione di lenacapavir, l'utilizzo di lenacapavir in associazione a una terapia di background ottimizzata ha portato nell'88% dei casi a 26 settimane a una completa soppressione della replicazione virale e questo è un dato sicuramente molto importante.
insieme a un segnale di safety che è incoraggiante. Un altro studio molto importante che è in sviluppo clinico, che è in corso di sperimentazione, è lo studio Calibrate. Calibrate è uno studio abbastanza affascinante che coinvolge 157 pazienti naive, affascinante perché studia un po' il meccanismo di induzione e mantenimento, vale a dire i pazienti iniziano con diversi schemi terapeutici che prevedono una triplice terapia, sia la triplice terapia classica con Biktarvy che delle terapie associate basate sull'utilizzo di lenacapavir orale o sottocute, nei pazienti che raggiungono la viremia negativa nelle prime settimane di terapia a 16 settimane viene proposta una semplificazione a un regime duplice che è oggi un po' la frontiera, diciamo, della terapia antiretrovirale, la nuova frontiera, regime duplice che esplora altri percorsi terapeutici, vale a dire l'utilizzo di lenacapavir insieme a Biktarvy o l'utilizzo di lenacapavir insieme a tenofovir alafenamide. Quindi uno studio che ci darà diversi risultati importanti dal punto di vista dell'efficacia e della sicurezza, ma anche proprio del disegno strategico delle dual che potremo proporre ai nostri pazienti. E i risultati preliminari, sia in termini di efficacia che di sicurezza, sono molto incoraggianti. Ascoltiamo ora il professor Esposito che ci presenta i dati dello studio Big Star in Italia, uno studio real life che ha toccato anche un aspetto molto importante, la qualità di vita. Oggi al congresso CIMIT abbiamo presentato i dati semestrali del follow up dei pazienti della corte italiana di questo studio Big Star, nel quale vengono arruolati i pazienti sottoposti a una terapia triplice in una single tablet regimen con bictegravir, tenofovir alafenamide e emtricitabina su pazienti in real life. Che significa? Che noi abbiamo utilizzato i pazienti che seguiamo ogni giorno negli ambulatori per valutare, utilizzando questo nuovo farmaco che è in commercio già da un po' di tempo ma sul quale sono approfondimenti continui in corso, monitoriamo sia l'efficacia come terapia, quindi che funziona, che è ottimo per il trattamento del paziente sieropositivo, ma soprattutto è importante sulla qualità della vita del paziente. È uno studio indirizzato essenzialmente a valutare gli effetti collaterali, a valutare il gradimento del paziente per la terapia, a valutare come i pazienti che fanno questo tipo di terapia riescono a assumerla per un lungo arco di tempo, indipendentemente da qualsiasi altro confondente che può nascere. I risultati in questi termini sono stati entusiasmanti davvero, perché abbiamo avuto un notevole balzo avanti sia nel gradimento per la terapia che abbiamo somministrato a questi pazienti, ma anche sul numero degli effetti collaterali, dei fastidi, i sintomi fastidiosi riportati. Il dato, diciamo, poi dell'efficacia terapeutica era quasi scontato perché veniva dagli studi clinici precedenti, ma anche dalla nostra routine quotidiana, che parliamo di un farmaco in commercio già da qualche anno, che utilizziamo ordinariamente, che serve per trattare una buona quota dei pazienti sieropositivi italiani. Quindi in tal senso quello era quasi scontato, quello che non era scontato era tutta la parte invece sulla qualità della vita del paziente. Quindi abbiamo coniugato un paradigma, efficacia terapeutica e qualità della vita del paziente, che per un trattamento farmacologico non sempre risponde a verità. Arriviamo ora al professor Antinori, a cui abbiamo chiesto quali sono i nuovi bisogni delle persone con HIV. In primo luogo c'è da dire che i nostri pazienti, le persone che vivono con HIV, oggi sono più anziane di ieri, hanno più anni, hanno un'età più avanzata, perché spesso la diagnosi si fa in un'epoca più matura della vita e più di prima, più di quanto non avvenisse negli anni 80-90, quando era dominato dalla pandemia, dall'epidemia tra le persone che assumevano droghe, diciamo tra i tossicodipendenti. E poi perché le persone invecchiano per effetto delle terapie, perché chiaramente le terapie consentono un prolungamento della vita. Quindi questa condizione di cronicità comporta delle comorbilità, come vengono dette, con delle patologie concomitanti aggiuntive che si vanno a sommare all'HIV, come può essere il diabete, l'ipertensione, le malattie cardiovascolari, le malattie renali, l'osteoporosi, con tutto quello che ne consegue in termini anche di cronicità, di morbilità e anche di disabilità, per cui la condizione
più avanzata dell'HIV, soprattutto in chi ha iniziato la terapia con bassi CD4 e una malattia avanzata, come avviene purtroppo oggi ancora in più del 50% delle persone di nuova diagnosi, si associa frequentemente a queste condizioni che comportano la necessità di assumere altri farmaci, la necessità di effettuare controlli, quindi tutto viene visto in una visione molto multidisciplinare. All'interno di questo processo il paziente HIV positivo ha sicuramente un bisogno di salute più complesso, più avanzato, quindi necessità che all'efficacia virologica, all'efficacia immunologica, al rallentamento dell'AIDS corrisponda anche una buona qualità di vita anche sull'altro versante, sul versante dell'invecchiamento, della gestione delle comorbidità. Quindi le terapie devono, come dire, inserirsi in un contesto diverso e quindi mostrare buoni risultati anche in questo contesto in termini di basse interazioni, facilità di assunzione e bassissimi effetti collaterali, capacità di interagire favorevolmente, non in senso negativo, con le varie comorbidità. Questa è un po' la descrizione di quelli che sono i nuovi bisogni di salute dei pazienti che vivono con HIV. Abbiamo lasciato per ultimo un capitolo che racchiude anche il senso della lotta al virus dell'HIV, e cioè la prevenzione e la profilassi. Rapporti protetti ed uso del profilattico sono stati un mantra per le generazioni cresciute negli anni 80 e da qualche tempo per la profilassi è disponibile anche un approccio farmacologico. Si parla in questo caso di PrEP, profilassi pre-esposizione. Ce la facciamo spiegare meglio sempre dal professor Antinori. La PrEP è semplicemente una chemioprofilassi, cioè la possibilità di assumere dei farmaci antiretrovirali, per ora un farmaco antiretrovirale sostanzialmente a livello globale, cioè la combinazione tra tenofovir disoproxil ed entricitabina, è un farmaco ormai disponibile come farmaco generico, è largamente diffuso e acquistabile e disponibile nella maggior parte dei paesi e anche rimborsabile nella maggior parte dei paesi. Si assume questa profilassi, chi assume questa profilassi? Le persone ad alto rischio di infettarsi, cioè sieronegativi, che però hanno comportamenti come per esempio rapporti sessuali non protetti che possono portare all'infezione. È molto efficace, la stima di efficacia è molto elevata, superiore al 90%, anche superiore al 90% laddove le persone siano fortemente aderenti, perché chiaramente bisogna essere aderenti alla PrEP, avere una regolarità di assunzione, effetti collaterali bassissimi e grande vantaggio e grandi risultati negli studi di popolazione che hanno dimostrato una riduzione dell'incidenza di nuove infezioni, soprattutto nei paesi dove sono stati aperti grandi programmi di PrEP nazionali, come per esempio in Francia, in Gran Bretagna, in Germania, negli stessi Stati Uniti d'America, in Canada, in Australia, dove tutto questo ha prodotto risultati molto molto rilevanti. La PrEP non ancora è rimborsabile in Italia, ci auguriamo lo sarà presto, sicuramente ci sono numerose persone che assumono PrEP oggi attraverso programmi che i centri clinici e i checkpoint delle associazioni dei pazienti hanno promosso, è considerata forse la più rilevante strategia di prevenzione. Stanno arrivando altri farmaci per la PrEP, si sono utilizzati e si stanno sperimentando anche i farmaci long acting, perché chiaramente anche le nuove tecnologie vengono riversate in questa prospettiva, quindi è uno dei grandi strumenti per poter controllare in modo moderno la prevenzione di HIV e in, come dire, impedire la trasmissione e la circolazione del virus nella popolazione a rischio. Io ringrazio i nostri ospiti per averci dato un'istantanea della lotta all'HIV a distanza di 40 anni dai primi casi di AIDS. Ringrazio anche voi per essere stati in nostra compagnia e arrivederci qui su Medicina e Informazione Web TV.